Chi è? È tuo fratello, vuole 100.000 lire. I ragazzi ci sono? Sì, sì. Patrizia e Deborah stanno dentro e Gigi sta giocando al pallone. Vallo a chiamare. A proposito, dopo chiama pure le signorine Canessa, il ragioniere De Luca e Concetta. Concetta? Pure Concetta? Pure Concetta. E quante volte ti devo dire che più gente siamo e meglio riesce? Sì, sì, va bene. Gigino! Gigino! Corre! Sali sopra immediatamente che è venuto zio Alfonso. Mamma, nata voto con zio Alfonso, isto you can! E va bene, si tratta solo di mezz'ora, belle mamma, eh? Sali sopra e poi torni un'altra volta a giocare. Con permesso? Prego, buonasera. Noi abbiamo portato con noi anche la signora anziana. Siccome che ha sentito parlare sempre della mezz'ora, ma non ha mai assistito, e allora... E avete fatto bene, accomodatevi in prima fila che fra poco si incomincia. Buonasera. Mi raccomando, Alfonsino, noi facciamo il dito per voi. Buonasera, signora. Buonasera a tutti. Oh, caro ragioniere. Vai, se fai il ragioniere del via. Ragioniere. Grazie. Signor, io tengo che fa. È stata zitta e mietta dalla derede, Anna. Dunque, sono le 4:20. Siamo pronti? Via. Signore e signori, questo è mio fratello Alfonso. È venuto da me perché ha bisogno di 100.000 lire. Eccole qua. Queste sono le 100.000 lire. E io le metto qua sul tavolo a sua disposizione. 15 anni fa, nostro padre, che Dio l'abbia in gloria, ci lasciò in eredità due terreni a Soccavo. Allora, a quell'epoca, la zona non era valutata, però io dissi a mio fratello: Alfonsi, non te lo vendere questo terreno, perché questo terreno fra poco diventerà suolo edificatorio. È solo un imbecille se lo venderebbe. E lui invece che ha fatto? Che ha fatto? Me lo sono venduto. E allora che cosa sei? Un imbecille. No, devi dire sono un imbecille. Sono un imbecille. Povero. E andiamo avanti. Con la vendita di Soccavo, mio fratello ricavò 36 milioni. Oggi, a 15 anni di distanza, non ha più una lira. La prima cosa che si comprò con i soldi di Soccavo fu un abbonamento al Calcio Napoli. Domanda: che tipo di abbonamento si fece? Curva? Distinti? Tribuna. Tribuna numerata, vuoi dire? È uno che è un disoccupato e si compra una tribuna numerata. È o non è un imbecille? Lo è. Quindi tu che cosa sei? Sono un imbecille. Poi si comprò una 124 Spider. Se non era Spider, non era buona. Poi, tra una cosa e l'altra, nel giro di 3 anni, se mangiai tutti i 36 milioni. Ma non basta. Io gli avevo procurato pure un posto di fattorino nell'osservatorio astronomico di Capodimonte, dove c'era il professor Carotenuto, il direttore dell'osservatorio, grande amico mio, che lo aveva preso pure a benvolere, né quello che fa. Vai, dimissione. Zitti voi, lo deve dire lui. Né quello che fa. Do le dimissioni. Sapete cosa mi disse? E cum, gli tenga 124 Spider, pozza fa mai o fatturina. Come se a 124 Spider fosse nutita di studia. Allora io mi domando e dico: uno che si perde un posto fisso statale di fattorina all'osservatorio astronomico di Capodimonte per una 124 Spider, è o non è 3 volte imbecille? Per cui io chiedo adesso ufficialmente a mio fratello Alfonso Caputo: che cosa sei tu? Alfonso Caputo, che cosa sei tu? Lo sapevi che non ce l'avrebbe fatta. Oggi era troppo nervoso.